Buongiorno, buongiorno YouTube, eccoci qua. Il contenuto di questo video è tecnico, noioso. Sconsiglio la visione ad un pubblico non interessato a questo specifico paragrafo. Lunotti, che erano in uno stato comatoso, vegetativo, orrendi, orripilanti, brutti, gialli, graffiati, opachi. Sono tornati a risplendere. Gli ho ridato vita con carteggiatura e lucidatura. Lo stesso identico procedimento, nonostante io mi sia orientato sui lunotti, è stato fatto sui fari anteriori. Questo è il faro anteriore prima del trattamento. Questo è il faro anteriore dopo il trattamento. Questo è brutto, questo è bello, questo brilla, questo no. Se pensi che il mio canale abbia contenuti interessanti per te, ti suggerisco di iscriverti e cliccare la campanellina in modo che tu possa essere sempre aggiornato con i miei upload. Upload che avranno luogo ogni settimana. Anche due volte a settimana. Anche due volte a settimana. Se hai domande, commenta qui sotto, sarò io in persona a rispondere. Se il video ti è piaciuto, metti like, iscriviti al mio canale. Spero che i contenuti possano aiutarvi o consigliarvi nel caso decideste di far tornare a splendere i vostri fari o tutte le altre parti in plastica della vostra macchina. Vai col video! Oggi fari. Della Mirka grano 800, si può utilizzare anche asciutta questa, sì. Nano Hybrid, tampone verde della Honey. Polishing compound con il Nano Hybrid, vado nei punti più ostici. Tipo questi qui, dove non arriva il platorello más grande.
Andiamo. Qui non ci sarà neanche bisogno di dargli il trasparente, perché mi sembra che stiamo andando benino, benino. Faro non trattato, faro trattato. Il video termina qui. Metti like se ti è piaciuto il video e commenta qui sotto nel caso avessi particolari richieste, domande, punti interrogativi. Sarò io stesso in persona a risponderti. Nel caso non fosse stato sufficiente il video missile che ti ho appena propinato, puoi cliccare questa scheda qui in alto a destra e vedere come rinnovare, lucidare le parti in plastica opacizzate.